Uè, non fare il pollo! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio nuovo codice Creator. Clicca in basso a destra sul tasto Supporta un creatore ed inserisci Xiuderone. Dai! Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xyuder e ragazzi, Season 8 in arrivo, Patch Notes appena rilasciata insieme al trailer. Non l'ho ancora visto ragazzi, ce lo guardiamo assieme e leggiamo la Patch Notes. Buona visione! Adventure awaits in the Season 8 Battle Pass. Oh! The Battle Pass features over 100 unique cosmetics to earn as you level it up. Wow, pirata! When you first buy the pass, you'll instantly unlock two brand new progressive outfits: Blackheart and Hybrid. Oh! Plus, if you opt in for the Battle Bundle, you'll instantly get No! Sidewinder as well. Le banane, le banane, le banane dietro! There are 100 tiers and over 100 awards to earn, including new wraps, pets, emotes and more. Remember, you keep all your rewards after the season ends. La banana, New la in this banana. season to all players is the party assist feature. Before a match, you can pick a daily or weekly challenge, and your friends can help you complete it. The Season 8 Battle Pass is available right now for just 950 Oh. V-Bucks. A new adventure awaits in Season 8. We'll see you in game. Wow! Tanta tanta roba ragazzi per questo Battle Pass. Assurdo ragazzi, assurdo. I pirati sono stati confermati ragazzi. Mamma mia. Leggiamo un attimo che cosa ci dice il pass battaglia. Leggiamolo insieme ragazzi. Intanto lo mettiamo in italiano in modo che riusciamo a leggerlo anche più velocemente. Mamma mia ragazzi, mamma brot, ecco qua di già ragazzi le prime skin, la banana, tanta roba, abbiamo la banana, una piratessa, abbiamo il tipo che sembra Deadpool, la tizia con il septum, la skin della tigre, il pirata e una specie di demone con il fuoco, novità, il pass battaglia lo sappiamo, cannone. Pirata danneggia posizioni o strutture nemiche lanciando una palla di cannone o diventa una consegna speciale lanciando te stesso. Porca gnoffa! Il vulcano, raga! Esplora nuovi punti di interesse insieme al vulcano, come scalini scatenati e laguna languida, ragazzi. Mettono come LTM la 50 contro 50. GG, che figata, ragazzi. Rimettono incontri ravvicinati e inseriscono le nuove armi e gli oggetti. Il cannone lo puoi utilizzare per distruggere le strutture nemiche, ma anche per sparare te stesso, sparapalle di cannone o giocatori a grande distanza. Possono sfondare una serie di oggetti e fermarsi con un botto che provoca danni. 100 danni ai nemici e 50 ai nemici con un breve raggio e si trova in giro. Hanno tolto il pupazzo di neve, le granate congelanti, gli aeroplani, il carrello e il kart da off-road. Porca, porca, porca. Correggono anche dei bug, ragazzi. Le consegne di rifornimenti appaiono sulla mappa, minchia, come in Realm Royale. Si vedono, ragazzi, dove scendono le casse di rifornimento. Gli airdrop, se il comando fuoco viene premuto mentre il recupero del fucile pesante è ancora attivo dopo il cambio di arma, il fucile pesante sparerà appena il recupero si conclude. Quindi di nuovo un piccolo nerf per il fucilozzo pesante. Hanno sistemato il problema alle granate appiccicose e anche risolto il problema dove i colpi del fucile di precisione superavano le recinzioni vicine, me lo ricordo. Lava, abbiamo la lava in game, ragazzi. Infligge un danno per tocco e fa rimbalzare i giocatori sulla superficie. Non si può toccare la lava. I condotti vulcanici lanciano i giocatori e i veicoli verso il cielo con un soffio di aria calda. Hanno aumentato da 11 a 12 la durata della DAB, va bene? Il falò confortevole brilla quando è attivo e viene visualizzato con il mirino
termico. Quindi dicevamo, qualcuno diceva che il termico sarebbe stato tolto e invece l'hanno tenuto. Hanno corretto altri bug. Rimossa l'abilità di usare il mirino mentre si aprono le porte, risolto un problema che consentiva i giocatori di mirare durante i salti, me lo ricordo, hanno risolto il problema dove il cespuglio non veniva distrutto se il giocatore subiva danni dalla lunga distanza. Hanno migliorato anche il fatto che la ricarica automatica non annulla più le emote, hanno risolto un problema dove la trappola in uso veniva scambiata dopo aver lasciato una pila o dopo aver usato l'ultimo elemento. Modifiche estreme anche all'audio di gioco, migliorie veramente grandissime e migliorie anche all'interfaccia utente, aggiunta la possibilità di accedere al sito delle note sulla patch dalla schermata notizie, molto comodo. Migliorie grafiche apportate ai nomi dei compagni di squadra e migliorie anche agli indicatori in mappa, sono visibili quando piazzati vicino a noi. Fare doppio clic sul comando dell'indicatore del mondo posiziona la versione pericolo dell'indicatore, quindi si vede, ragazzi, molto più facilmente se non abbiamo la chat vocale se c'è un pericolo vicino a noi. Hanno aggiunto degli indicatori 2D nell'interfaccia utente in modo che siano più facili da vedere attraverso gli oggetti, quindi proprio nel mondo li vediamo bene, ragazzi. E hanno corretto anche dei bug nel replay, dove alcuni oggetti sparivano quando si utilizzava il replay in modalità rapide. Modifiche anche per i giocatori che vanno da mobile, una sfilza di bug risolti e insomma, ragazzi, tante cose anche nella modalità creativa. Hanno aggiunto le chat vocali finalmente nella modalità creativa, hanno messo il nuovo tempio della giungla come tema, quindi come oggetto utilizzabile, e hanno fatto anche degli update al parco giochi. Possono trasferire delle cose da parco giochi alla modalità creativa in modo da unire molti più amici per giocare contemporaneamente. È possibile personalizzare adesso l'orario della nostra isola della creativa e anche, ragazzi, è possibile fare una selezione casuale in modo che l'orario verrà invece scelto automaticamente. Un sacco di modifiche anche e di bug per la creativa, sono veramente una sfilza infinita. Io vi consiglio, ragazzi, di vederla insieme e insomma tante tante cose in questa patch 8.0 che sta per arrivare, ragazzi. Io vi ringrazio per aver guardato questo video, mi raccomando un bel like, noi ci vediamo in live, ciao!